La correggo ancora una volta, come si dice noi in Costa d'Avorio: troppa carne non guasta la salsa. Questo vertice è stato un successo perché ho partecipato a tutti i livelli. Bisogna capitalizzare sugli esiti ottenuti. Personalmente posso solo ribadire quanto detto dalla signora Meloni: ci sono priorità, l'energia e il clima, perché siamo d'accordo tutti sul fatto che l'uso dell'energia in modo inadeguato ha contribuito ai problemi legati al clima, causa di tutti i mali che stiamo vivendo, quindi siccità, inondazioni, calamità naturali, cicloni, eccetera, non fanno che destabilizzare. Quindi l'energia deve essere al cuore delle nostre preoccupazioni. Si parla di energie rinnovabili, mentre noi utilizziamo energie termiche, gas, petrolio, addirittura carbone. Quindi dovremo passare alle energie rinnovabili e quindi c'è una tappa detta di transizione. Noi e paesi a reddito intermedio o reddito alto devono passare a queste energie. Le Comore sono un paese insolare rispetto ai paesi vicini, insolare rispetto alle isole, quindi le acque salgono e questo rende più fragile la nostra situazione. E qual è il futuro di questi paesi? Quindi noi aderiamo pienamente a questo programma di energie rinnovabili per proteggere l'ambiente, e non si può fare sviluppo senza energia. Contiamo sull'Italia in tutti i campi, nel settore idraulico, solare, eolico, perché l'Italia ha le capacità, le competenze che possono accompagnarci. Spetta a noi, rispetto a questo vertice, vedere come fare. Gli investitori privati italiani che verranno ad investire in Africa saranno benvenuti. E poi la formazione, è vero, formazione alla sanità. Sanità e formazione sono due assi prioritari. Con le nuove tecniche, le nuove tecnologie dell'informazione, abbiamo bisogno anche di formazione, quindi bisogna che ci sia una formazione, soprattutto quella dei giovani, per creare l'imprenditoria privata. Questi giovani devono avere un lavoro, devono essere incoraggiati a creare delle PMI e quindi lavoreranno, saranno forse stanchi quando tornano a casa, ma sfuggiranno alle mani rapaci dei trafficanti e non andranno a cercare la propria vita altrove. Se vengono formati, questi giovani avranno una vita nel proprio paese, andranno in vacanza nei paesi europei e negli Stati Uniti, ma avranno il minimo vitale di cui hanno bisogno, e questo è molto importante per questi giovani. Quindi potremo risolvere il problema del terrorismo, anche quello dell'immigrazione, con tutti i morti in mare, e quindi dobbiamo evitare questo scandalo. E signora Meloni, dobbiamo pensare ai trafficanti, alla lotta contro i trafficanti, ma penso che se noi ci occupiamo dei giovani e gli diamo un lavoro, potremo risolvere questo problema, potremo lottare contro il terrorismo. E vorrei perorare a favore della trasformazione nel continente africano. Disponiamo di risorse naturali, disponiamo di terre arabili che non sono ancora utilizzate, disponiamo anche di una gioventù dinamica che, se viene formata, potrebbe essere una manodopera qualificata e meno costosa. Quindi può essere utile per l'imprenditore che viene ad investire in Africa avere questa manodopera, avere i prodotti, produce un prodotto finito e potrà venderlo altrove. Nel 2050 saremo 2-3 miliardi, quindi abbiamo tutto da guadagnare questa partnership win-win. E da questo punto di vista, come ho detto, gli imprenditori italiani che sono in Africa hanno imparato molto. Certo, non posso non parlare di sicurezza, perché nulla può avvenire senza la sicurezza. Come si dice, la sicurezza
è un bicchiere a metà pieno e a metà vuoto. Non si può parlare di sicurezza senza sviluppo e viceversa. Ciò che stiamo vivendo adesso è un problema di sicurezza. Ciò che avviene nel Sahel, in Africa, il terrorismo o quello che avviene in Europa o quello che avviene anche in altre aree. In Medio Oriente nessuna area è risparmiata, quindi questo problema deve essere affrontato insieme per individuare soluzioni. È un problema che dobbiamo cercare di risolvere creando un doppio fronte, il fronte dello sviluppo e quello della sicurezza, che devono andare avanti insieme. Gli imprenditori italiani e europei che vengono in Africa devono poter operare in sicurezza. Ecco come penso di aver risposto alla sua domanda. Le volevo chiedere se oggi è riuscita a trovare una convergenza con i leader a Roma sulla necessità di una tregua umanitaria a Gaza. E poi oggi il presidente Moussa Faki, in apertura del suo discorso, ha detto che si aspettava una maggiore consultazione sul piano e ha chiesto di passare dalle parole ai fatti. Le chiedo una cosa risponda a questa sollecitazione. Grazie. Dunque, la vicenda di Gaza non è stata, diciamo, affrontata nell'ambito del vertice, anche se chiaramente è stata affrontata nei diversi bilaterali che ho già avuto oggi, dove io ho ribadito, insomma, il lavoro molto faticoso, molto prezioso, però ritengo che l'Italia sta portando avanti per arrivare a una nuova, per lavorare, insomma, nella speranza che si arrivi a una nuova tregua, per impedire una escalation nel conflitto e soprattutto sul fronte umanitario. Credo che questo vada ribadito e voglio dire che sono, insomma, diversi i leader che ci stanno ringraziando per questo lavoro che l'Italia sta portando avanti. Tra l'altro lei sa che noi abbiamo nave Vulcano, una nave ospedale nel porto di El Arish, sa che quando sono stata a Dubai ho portato medici italiani per lavorare negli ospedali emiratini e per curare soprattutto minori palestinesi che erano stati portati anche con corridoi umanitari ai quali l'Italia aveva collaborato, sa che sulla nave Vulcano lavorano medici qatarini. Io credo sia molto prezioso in questa fase, no, lavorare di concerto anche con i maggiori protagonisti, diciamo, della regione, e le annuncio anche, vi annuncio anche, perché ne vado particolarmente fiera, che stasera arriverà un primo gruppo di 14 bambini africani, dopo la giornata, di 14 bambini palestinesi per essere curati negli ospedali italiani insieme alle loro famiglie. È il primo gruppo di un complessivo di 100.000 bambini, di 100 bambini, chiedo scusa, 100.000 non ce la faremmo, di 100 bambini che siamo disposti a curare, che stiamo curando, intendiamo curare negli ospedali italiani, che voglio ringraziare per aver dato la loro disponibilità. I primi 14 arrivano stasera, un lavoro anche questo molto prezioso, credo che su questo, che questo venga riconosciuto da tutti, è un elemento anche che deve coinvolgere gli altri, sul quale puntiamo, insomma, a coinvolgere gli altri paesi interlocutori, anche l'Unione Europea. Insomma, è un lavoro che stiamo facendo dall'inizio del conflitto, io ne vado, insomma, particolarmente orgogliosa. Per quello che riguarda quello che diceva Moussa Faki, guardi, sulla concretezza sono assolutamente d'accordo, insomma, è la ragione per la quale stamattina noi abbiamo voluto raccontare questa idea del Piano Mattei partendo da progetti specifici. E il tema della condivisione probabilmente può nascere da lì, nel senso che può essere sembrata una cosa chiusa e invece chiaramente non lo è, cioè il vertice è fondamentale per condividere non solo la strategia ma anche, insomma, la definizione finale del progetto. Era un passaggio di questo lavoro che noi stiamo facendo, ma potrei aver fatto io l'errore di essere, diciamo, troppo concreta e di aver dato l'impressione che fosse in qualche maniera definito, perché, insomma, mi pare che anche quello che ci dice qui il presidente Assoumani è che si comprende, no, questa voglia dell'Italia di condividere un percorso che ha in mente e non di definirlo a monte e poi consegnarlo a qualcuno. Non avrebbe francamente molto senso, e è qualcosa che è già stato visto in passato. Invece noi abbiamo pensato che il vertice fosse
dirimente, fondamentale per definire il lavoro che stiamo facendo, e lo abbiamo presentato per condividere e per raccogliere gli spunti che arrivavano. Quindi si deve considerare questa iniziativa come un passaggio di questo lavoro. Buonasera. Funziona? Ok. Buonasera, Marco Malvestuto, Agenzia Nova. Volevo fare una domanda per il Presidente dell'Unione Africana. Ritornando, prendendo spunto dalle parole di Moussa Faki, come Unione Africana ritiene che ci sia stato questo, pensa che non ci sia stato un coinvolgimento da parte del governo italiano nella predisposizione del piano Mattei? Volevo una sua punto di vista. Grazie. Merci beaucoup pour votre question. Grazie molte della domanda. In effetti, questo dovrebbe interessare colui che l'ha detta, ma lui è il presidente dell'Unione Africana e io sono presidente della conferenza. In effetti, queste parole possono essere definite in qualsiasi modo, lo conosco molto bene comunque, ma in effetti il piano Mattei non può nessuno contestarlo, nessuno. È quello che ho detto al presidente italiano, bisogna pubblicarlo perché tutti possano vederlo. E se c'è qualcuno che fa un errore non si deve poi chiedere a me, gli si può dire non ha ben letto il testo, è un piano molto buono per noi che l'abbiamo letto, ma bisogna renderlo concreto, non si fa in un giorno, in un mese, in un anno, è un piano su diversi anni ma che deve altresì essere rivisto, adattato al contesto, perché siamo in un mondo che cambia ogni giorno, un piano che viene realizzato oggi o domani deve essere poi adattato in futuro, quindi è un piano molto buono, è stato in effetti, e poi bisogna attuarlo, bisognerà poi fare un bilancio della sua attuazione. E effettivamente quello che dico alla Presidente italiana è che vorrei davvero investire, che vorrei davvero bene, che sono geloso del fatto che gli investitori italiani vadano a investire a Moroni, ma non è fatto in cattiva fede questa interpretazione, è un'interpretazione, come sapete le lingue sono molto difficili, c'è una parola francese che è difficile magari da tradurre in altre lingue, credo che sia questo che è accaduto. Moussa Faki io lo conosco molto bene, questo piano non, veramente non può essere contestato, è lì, lo conosciamo tutti bene, è un piano con la sua veracità e sarà messo attuato in altri paesi, ci saranno sicuramente adattamenti da fare, da attuare e ai diversi ambienti, ai diversi contesti, ma da questo punto di vista non vi sono contestazioni. Oh. Dai, avanti per qua, mi ricordo.